una domanda. Tutte e due sono in quel momento particolare della vita, difficile da individuare ma molto preciso da vivere, in cui ti domandi: ma la vita è mia? L'ho scelta o mi è capitata? Volevo, non sapevo neanche bene cosa volevo fare. Ho cominciato a scriverli senza sapere che cosa, che fine avrebbero fatto, perché spinta da un'indignazione profonda. Prepariamoci a un mondo che sta rapidamente cambiando, ma soprattutto un mondo in riserva. Abbiamo ormai 7,1 miliardi di voracissimi esponenti della specie Homo sapiens. Penso però che in un momento drammatico come questo, in cui l'Italia in effetti è di cattivo umore, depressa e sfiduciata, ci siano dei segnali anche positivi. Quando mi hanno detto blog non ho capito nemmeno la parola, ed era solo 2 anni fa. Una persona anziana è un bambino, è un ragazzo, è un uomo adulto, è un vecchio, è tutto. Ci sono tanti italiani che ci fanno vergognare, ma ci sono tanti italiani di cui possiamo essere orgogliosi. Tutti i protagonisti hanno il cuore altrove. Ecco, quando diventi anziano invece è diverso. Sei in qualche modo riverberi la bellezza del mondo. Ti rendi conto di quanto il mondo sia straordinario, la vita sia così magnifica. E ti rendi conto di quanto poco l'hai vissuta, di quanto avresti dovuto invece viverla. Allora vivi attraverso gli altri. A forza di guardare cose belle si diventa esseri umani migliori. Ma su questo non è dubbio, del resto è la mission che noi ci siamo posti, che io mi sono posto con questa amministrazione, e diciamo che 4, perché questa è la 4ª edizione, lo dico con orgoglio. Vuol dire che finalmente l'idea che la bellezza possa trovare uno spazio, un luogo dell'anima, anche all'interno di una kermesse come quella del settembre formiginese dedicata alla produzione, è una scommessa vinta.